Allora, ragazzi, giornata di passione per Tenaris quotata su borsa italiana. Tenaris che dopo un minimo raggiunto a novembre di circa 4 euro era rimbalzata addirittura vicinissima ai 10 euro e oggi quota attorno agli 8,5-8,60. Perché questo crollo dell'8% odierno? Perché è uscita la trimestrale che evidentemente ha deluso gli investitori e gli analisti, e una trimestrale che ha visto Tenaris tornare finalmente all'utile dopo, possiamo dire, un primo trimestre 2020 letteralmente disastroso. Un utile piccolino, ma potrebbe essere un primo segnale di risveglio. In compenso, abbiamo visto come i ricavi siano in forte contrazione, ma il management prevede per il 2021 comunque ricavi in aumento, margini in miglioramento, quindi una migliore marginalità che in realtà si è già vista in questi primi 3 mesi. Quindi possiamo dire, tutto sommato, dati dell'azienda contrastanti, con un piccolo ritorno all'utile, un miglioramento della marginalità, ma ricavi ancora in forte contrazione. Voi come vedete questi dati? Come un piccolo segnale positivo o come il fatto che l'azienda sia ancora in grossa difficoltà come è successo nel 2020? Ditemi la vostra nei commenti e se volete una mia personale opinione, Tenaris è ancora un pochino zoppicante, però se non siete d'accordo scrivetemelo nei commenti. Ciao!